Durante lo sbancamento stradale lungo la provinciale 246 è ritornato alla luce il bunker tedesco. La galleria scoperta era già conosciuta dagli abitanti negli anni 60 e per motivi stradali e sicurezza era stata chiusa. Stiamo per andare a vedere un bunker della Seconda Guerra Mondiale dove c'era il comando supremo tedesco qui in Italia. Siamo a Recuaro e dopo 77 anni rientriamo in questo bunker. Andiamo a vedere cosa si cela. Vediamo subito qui un doppio muro paraschegge. Fu costruito nel 1945 alle porte del paese, in prossimità di Ponte Verde, e avrebbe fatto da sbarramento in caso di avanzata americana e il ponte sarebbe stato fatto saltare. Questo sarebbe stato l'altro ingresso che è chiuso dalla terra, perché tutti i bunker avevano un'entrata e un'uscita in caso di scoppio di bomba. Sarebbe stata una sicurezza. L'opera sarebbe dovuta diventare il rifugio antiaereo più grande di Recuaro. Attualmente il rifugio misura una settantina di metri di lunghezza, largo 2. Piccolo magazzino del bunker, un muro a secco, cemento. Possiamo vedere dei muretti di sostegno nella parte sottostante. Quando chi cominciava a costruire un bunker, chi si accorgeva che il terreno era, diciamo, consistente, in questo caso solamente roccia, allora io lo verseva praticamente in maniera totale, io verseva tutto. Dopo, una volta verto, praticamente, cominciava a fare le opere di rinforzo. In questo caso qua vedremo che se dei muri laterali, no? Che viene su circa un metro e venti di altezza, e dopo da questo punto qua gli creava la volta, quindi gli armava con delle centine, gli faceva degli spessori di circa 60-70 cm a volta, armava, gettava, una volta che si era gettata, disarmava, portava avanti, andava avanti a conci così. A pezzi? A tocchi. In questo caso la roccia? Qua molto probabilmente, io ho visto qui la parte più bassa del terreno, che era molto probabilmente non è tanto sana, e quindi per fare un'opera di consolidamento io ho cominciato a realizzare intanto i muri di sostegno. Dopo questo buco qua mi è finito, perché intanto se finito si arrivava il 20 aprile e aveva bombardamento, dopo di conseguenza si finiva la guerra. Però è veramente bello, dal punto di vista naturalistico è bellissimo questa storia. Questo sembra sia stato un deposito, si sono formate delle piccolissime stalattite. Nota ancora
un zoccolo di legno dei livelli. Qui finisce il bunker e si nota una roccia ferrosa, spessa. Guardate che spettacolo. La roccia qui è più ruggine, più ferruginosa. Forse potrebbe essere stato usato come candela, c'è del bruciato all'interno. Resti sono sempre belli da vedere. Cosa? Giusto. E nel progetto finale avrebbe dovuto raggiungere i 238 metri di galleria con tre uscite e avrebbe potuto ospitare fino a 1000 soldati tedeschi, sempre per impedire l'avanzata americana. È stato molto bello rivedere un ambiente dopo molti anni, alla fine della guerra. Questa esplorazione si conclude qui. Dopo 77 anni abbiamo ripercorso il bunker dei soldati tedeschi, vedendo molte cose interessanti. Ringraziamo il proprietario del terreno che ci ha permesso di entrare e l'associazione Bunker Acquaro. A presto, ciao!